Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un po' più particolare del solito perché andrò a parlarvi di tutto quello che è successo nel corso del tempo in cui non ho fatto i vlog, ma semplicemente ho deciso di tenervi aggiornati non più con i vlog, ma bensì con vari shorts, vari reels che ho messo sugli altri social come Instagram e TikTok, dove vi consiglio di andare a seguirmi perché appunto lì aggiorno con molto più frequenza. Ma ho deciso anche di fare questo mega video per raccontarvi un po' tutto quello che è successo da quando ho preso i due pappagalli. Se non vi ricordate, vi consiglio di andare a vedere l'ultimo vlog che ho fatto, vi lascio il link in descrizione oppure qui sopra nella scheda o qua, non mi ricordo, ma vabbè. Allora, ci trovavamo in una situazione dove Robin e Barney erano stati separati dall'altra lutina femmina, ovvero quella lutina che mi era stata venuta per maschio e che io avevo comprato per trovare un nuovo compagno a Robin, ma poi si è rivelata femmina e appunto quindi ho deciso di prendere il faccia bianca, ovvero Barney. Ho separato la coppia dalla lutina. La lutina l'ho lasciata nella voliera più grande, mentre nella gabbia più piccola ho messo Robin e Barney. Ho messo il nido ad agosto circa, mi sono trovato a settembre con i pulli nati. C'erano 3 uova fertili, ma solo 2 purtroppo si sono schiuse, e ci sono stati un lutino perlato che per me è stupendo, io lo amo già, e poi un perlato. Ancora non conosco il sesso di questi esemplari perché comunque hanno all'incirca 3 mesi, quindi ancora ci vuole un po' di tempo, però mi sembra che il perlato sia maschio, perché ho sentito che quando faceva qualche verso sembrava quasi modulare, però sto andando un po' a caso, quindi è comunque da vedere con certezza un po' più in là. Fatto sta che una volta che i pulli sono stati svezzati per bene, ho deciso di spostarli nella voliera dove c'era solamente la lutina, che ancora non ha un nome, e una volta tutti e 5 ho riscontrato alcune esperienze che vi voglio raccontare in questo video. Quindi dopo questo lunghissimo preambolo iniziamo subito. Allora, partiamo dalla convivenza di 5 pappagalli. Allora, non mi aspettavo di avere così tanti pappagalli ed ho notato che c'è una bella differenza rispetto ad avere una coppia, perché in primis c'è molta più pulizia da fare, questo assolutamente. Ovviamente più feci, più semi per terra, e più volte bisogna cambiare il beverino, bisogna cambiare l'acqua. Quasi giornalmente devo cambiare i semi. Con una singola coppia oppure con 3 esemplari mi capitava quasi 3-4 giorni di cambiare le mangiatoie per rimettere i nuovi semi, e quello che mi avanzava in un mese di semi adesso non mi avanza neanche per 2 settimane, quindi i costi di mantenimento si sono leggermente alzati. Si rimane sempre tranquilli perché comunque i semi costano pochissimo, costano forse 2,50 euro al chilo, quindi ci sta, è normalissimo. Poi la frutta e la verdura è facile da reperire, non costa neanche quella molto, e quindi è abbastanza facile. Però da questo punto di vista stanno divorando tutto, non so perché i novelli magari adesso mangiano un po' di più, però stanno divorando il mondo. Una cosa molto particolare è che avevo paura come potesse reagire la lutina che stava nella voliera da sola durante la fase di riproduzione. Una volta inseriti i nuovi 4 esemplari nella voliera dove c'era la lutina che stava da sola, avevo paura che magari litigassero. Allora, hanno litigato per i primi tempi, per le prime settimane, però comunque in maniera tranquilla, non mi hanno mai dato, non ho dovuto mai dargli troppe attenzioni, proprio perché comunque li vedevo che magari si soffiavano tra di loro, però comunque stavano tranquilli, non si sono mai beccati, e adesso al momento stanno abbastanza tranquilli, non vedo nessun litigio,
magari ovviamente se due mangiano nella stessa mangiatoia e mangiano nella mangiatoia più piccola che c'è, ovviamente si danno un po' di fastidio, ma comunque non si beccano, si avvertono solamente, quindi comunque è tutto tranquillo da questo punto di vista. E forse devo anche ringraziare i caratteri di vari soggetti che sono molto tranquilli. Una cosa che però a cui ho fatto caso e che mi è dispiaciuto un po' è che ogni volta dopo la fase di riproduzione i pappagalli sono sempre meno fiduciosi nei miei confronti, hanno sempre meno confidenza. Infatti, ad esempio, Robin non sale più sulla mano se metto i semi oppure la spiga di panico. E questa cosa mi dispiace un po', però ormai credo sia normale. È una cosa che ho notato ogni volta che finiva la fase di riproduzione. Per quanto riguarda invece i novelli, sono riuscito già ad instaurare più o meno un rapporto. Cerco di, con la spiga di panico, di farli mangiare vicino la mano, non sulla mano, perché se non lo fa Robin, loro non lo faranno mai. E più o meno sto cercando di instaurare un buon rapporto e più o meno ci sto riuscendo, però questa, come sapete, richiede, questa cosa richiede molta molta pazienza e molto tempo. Però mi fa piacere anche che gli altri due esemplari, ovvero Barney, il faccia bianca, e la lutina, vedendo che i novelli piano piano si avvicinano, anche loro cercano di darmi un po' più di fiducia. Però è molto difficile anche perché in questi periodi sto un po' più lontano dai pappagalli e quindi possono capitare giornate dove ho solo il tempo di cambiargli l'acqua e verificare che sia tutto a posto. Ragazzi, prima di continuare con il video vi ricordo però di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, in modo da supportarmi e cercare di arrivare a 2000 iscritti, anche perché siamo lì, siamo 1600 e stiamo crescendo davvero tantissimo negli ultimi mesi, quindi mi raccomando iscrivetevi. Ma detto questo, passiamo all'altro argomento. Arriviamo a quello che mi aspetta in futuro. Ho deciso di non mettere più il nido perché sarebbe abbastanza inopportuno, perché mi vanno bene 5 pappagalli. Ho notato che 5 pappagalli sono un numero molto alto da mantenere e mi devo anche ritenere fortunato di aver costruito quella voliera tempo fa, perché se con una coppia quella voliera era ottima, stavano da Dio, con 5 esemplari, non dico che siano stretti, però stanno abbastanza bene. Il progetto di una voliera ancora più grande è abbastanza utopico, non credo che la farò se non in un futuro, ma molto molto futuro, ma è comunque da vedere. Fatto sta che quindi non metterò più il nido, a meno che non ci siano delle situazioni un po' particolari, magari se so già a chi dare i pulli o altro. E ragazzi, questo è tutto. Mi raccomando, come detto prima, mettete un bel mi piace, andate a vedere anche gli altri video, visto che a dicembre sto sfornando un po' di video e anche un po' di shorts, quasi giornalmente, quindi mi raccomando. Ma detto questo, da Like Parrots è tutto e noi ci vediamo alla prossima.